Almanacco azzurro. Maradona e Medio Pelé ci hanno fatto mazza tanta palla vera. Maradona faccio sonna sto scudetto portancilla parte ca. Maradona un teletto da te scamazza d'embria che fa segna. Maradona si innamora già tu si aggiavi in l'acqua. E questo era il jingle di Almanacco Azzurro, caro Federico. Allora, cosa ci riserva la tua rubrica? Quale pillole? Quale aneddoti? Allora, per la partita con il Chievo abbiamo i paralleli. Questa rubrica vuole essere, diciamo, un ricordo di giocatori che hanno giocato nelle squadre avversarie del Napoli. Sì. Allora, ricordo a tutti i nostri cari radioascoltatori che il Chievo è in realtà una squadra giovane, nata dalla volontà di mister Paluani, Palettone, una cosiddetta squadra dolce, eccola, da questo punto ecco, di vista. Diciamo uno che ne sa più una del tavolo, appunto, che ha creato una squadra che nel corso degli anni ha fatto la sua profila, grazie anche a Giovanni Sartori, un ex giocatore dell'Atlanta, oggi direttore sportivo appunto dell'Atlanta. Sì. E quindi diciamo come parallelo abbiamo pochi giocatori come riferimento, però c'è da sbocciare qualcosa, l'abbiamo trovata. Come si dice, pochi ma buoni? Pochi ma buoni. Abbiamo in difesa Alessandro Gamberini. Ah, giusto, vero. Appunto, alle sue dipendenze, se non erro ai tempi di Mazzarri. Sì, ai tempi di Mazzarri. Qualche partita. E poi in avanti abbiamo Floro Flores che dalle sue volontà di passaggio al Chievo Verona aveva manifestato l'intenzione di essere finalmente titolare, ma la cosa non è andata proprio per il verso giusto. Sembra proprio di no. Sembra proprio di no. Al Chievo serviva un sostituto, senza specificare di cosa, perché è andato via Palocchi e hanno trovato nel giovane inglese una punta che secondo l'allenatore Maran compare le sue esigenze, quindi Flores per adesso è relegato in accanto a Meggiorini. Insomma, guarda caso il Chievo c'ha più punti del Napoli. No, vabbè, però il Chievo è comunque il Chievo, quindi resta comunque una formazione sicuramente inferiore per quanto riguarda il Napoli. Poi c'è un altro giocatore che volevo sottolineare che non ha mai giocato nel Napoli, ma è un forte tifoso del Napoli. Sì. E comunque è un ragazzo in gamba che meraviglioso che ancora giochi nel Chievo. Si tratta di Giovanni Sardo. Sì, praticamente. Di Napoli, però è sempre diffuso del Napoli, però è sempre stato nel Chievo, prima ancora stava nel Catania. Sì, però verissimo. Non sono ancora trascorsi napoletani. Ecco, fa parte di quella cerchia di giocatori che tifano Napoli, ma non hanno, ecco, mai vestito la maglia azzurra. Sì, perché il Chievo comunque, dobbiamo dire ai nostri cari, dagli amici, non sembra essendo una piccola società. Ricordiamo che le squadre che sono in Serie A ricevono i contributi dalla federazione, ecco perché c'è una forte motivazione a rimanere nella massima serie. Certo. Il Chievo è affiliata a moltissime scuole calcio, anche in Campania e a Napoli, e quindi poi non ci meravigliamo se diciamo lo scouting delle squadre venete riesce a scovare meglio e quindi anche giocatori e non solo, ecco, aggiungo io. Beh, questo è un tema molto molto caldo e che abbiamo anche affrontato in precedenza anche con ospiti illustri. Beh, effettivamente è una nota dolente, se non nota stonata, del Napoli. Ecco, bisogna anche aggiungere una nota di colore: la squadra del Chievo ha come sponsor main tecnico la Givova, che è un'azienda casertana. Sì. Nell'ambito del bacino napoletano regionale, e quindi questi sono i dati di raffronto che abbiamo col Chievo, che andiamo ad affrontare. È una squadra un po' rognosa, ma ripeto, dovremo insomma cercare di avercela per il meglio, perché non esiste perdere altri punti. Beh, soprattutto per la rincorsa alla vetta. Beh, no, il Napoli non può più permettersi altri diciamo intoppi, altri passi falsi sulla
sulla via della Champions e chiaramente sulla via di quel tricolore atteso da tanto, troppo tempo. Prima, ecco, ascoltavamo quel jingle che invocava Maradona, che è meglio di Pelé, ma da anche un pochettino da troppo tempo che il Napoli, ecco, appunto, non vince questo famoso scudetto. Quindi e sarà la volta buona? Lo scopriremo solo vivendo, ecco, dice, come diceva Battisti. Bisogna comunque sempre avere, diciamo, un po' di rispetto in poppa e guardare di conseguenza, ma sappiamo che Sarri comunque è un buon navigatore, quindi saprà vedere bene da dentro se ci vuole un altro drone o deve comprare tutti i droni. Beh, effettivamente oggi, ecco, leggevo anche io di questo ritorno al drone, doppie sedute, ecco, per diciamo rinforzare ulteriormente il pacchetto arretrato che effettivamente sta prendendo, non ne sta prendendo tanti di gol, ma in maniera ripetuta nel corso delle gare, ed effettivamente questo non fa bene, anche perché, come sappiamo, no, caro Federico, chi vince il campionato lo fa grazie appunto all'impermeabilità della propria retroguardia. E beh, questo è un dato oggettivo, purtroppo questo dato che poi purtroppo nel corso del tempo e soprattutto nell'era Benitez veniva forse in maniera frettolosa messa, certo, troppo da parte. E io direi comunque che, ritornando al Napoli, sì, cioè, questa prospettiva pare che i giornali danno quasi per certo che nel momento in cui arrivasse una buona offerta per Koulibaly, l'aereo della Rettis non farebbe carte false per cederlo, perché trattasi di un difensore. Il punto è che la questione Cavani si insegna che il ricavato di questa linea di campioni non è che cita due o tre campioni come lui ci aveva prospettato. Beh, sai, è anche periodo di campagna elettorale, quindi. Quindi io direi, Raffaele, presentiamoci come nuovi presidenti del Napoli. Credo che sia un periodo di vacche molto magre dalle parti mie, quindi, e non grasse. Vabbè, quindi. Basta contare 24 giorni e siamo fatti. Detto niente, ci industrieremo al meglio. Beh, niente è precluso, però credo che forse è meglio che rimanga lui presidente del Napoli, non il sottoscritto, ecco. Vabbè, poi se ti vuoi candidare da solo, ci sono le primarie, quindi cioè, tutto è ancora fattibile. Vabbè, noi scherziamo chiaramente, ci piace essere ironici e lunga vita all'ironia, ecco, direi. Federico caro, siamo ai saluti per quanto riguarda il tuo intervento. Io voglio ringraziarti ancora. Noi ci ritroviamo lunedì con una nuova puntata di Sottoporta Show, appunto, del lunedì, e giovedì prossimo con Parole in Libertà. Io ti ringrazio e buon proseguo, e grazie sempre per la tua competenza e per la tua ironia. Grazie Raffaele, e volevo approfittare per salutare al gruppo che ho appena fondato. Benvenuti a Radio Frontiere, un gruppo di amici che mi ha chiesto di partecipare alla trasmissione, quindi ho fondato questo gruppo di nuovi ascoltatori che certamente ci seguiranno con attenzione. Fantastico, grande, allora, grande iniziativa. Vi porgo un ringraziamento e un abbraccione a tutta la fascia di ascoltatori.